play. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono MamiDD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo secondo episodio della serie di Ark Pokémon Evolved. Allora, alcuni di voi mi hanno fatto un po' di domande, ma che gioco è, come hai fatto, come non hai fatto, vi rispondo qui un po' a tutti. Ragazzi, ho preso la mod che si chiama Ark Pokémon Evolved, come nel titolo, perché nel titolo del video c'è proprio quel nome lì, e l'ho messa in Ark e ci sto giocando in locale. Poi, oltre a questo ragazzi, dovevo salutare Simone Gabaldo, aka Spindato, perché in pratica ha vinto un gioco su Telegram, o meglio, Jagton ha fatto un gioco su Telegram e ha detto che chi rispondeva a questo gioco sarebbe stato salutato nel video da me. Io non avevo, non avevo concesso questa cosa, però è stata simpatica e ho voluto salutare insomma sia Jagton, quel cornutazzo che insomma vende i miei saluti nei video. Non ti offendere Jackton, è cornutazzo in senso amorevole. Fai finta che te l'ha detto Ercula, guarda, con le sue tettozze e il suo culone, fai finta che te l'abbia detto lei. E poi ovviamente Simone, che insomma è stato il vincitore. Oltre a questo ragazzi, in questo episodio ne succederanno troppe. Cioè, io volevo fare una roba, ma Ark me lo impedisce. Veramente, Ark è contro di me. Ark e la mod dei Pokémon in particolare è ancora peggio. Quindi godetevi questo episodio. Tra l'altro, se c'è qualcosa di strano nel video, ragazzi, sto utilizzando un nuovo programma per registrazione. Speriamo che vada tutto bene. Quindi abbiate comprensione del mio lavoro. E ci vediamo dentro. Buona visione. E poi ti svegli quella mattina dentro su Ark perché sei convinto che registrerai un episodio in maniera tranquilla e spensierata e ti ritrovi il personaggio morto, svestito e i tuoi Pokémon sono decisamente spariti. Dove cazzo è finito il mio Eevee? Porca di quella zozza schifosa! Il mio Eevee! È ok che hanno fatto l'altro aggiornamento, ma è possibile che ogni aggiornamento mi deve creare problemi? Io non ho neanche più... Scusate, io non c'ho più un cazzo, cioè... Ma porca di quella miseria, come ha fatto a morirmi il personaggio? Come? Dannazione! C'è nessuno! Piccoli Pokémon! Cerco dei piccoli Pokémon! Ci sono i dinosauri! Ma what the fuck, this is shit! Perché ci sono i dinosauri? No ragazzi, qui c'è qualche grosso problema. Che cazzo ho combinato? I Pokémon sono diventati dinosauri, il cellulare mi squilla, aiuto, mamma trina. Ok, Ercula è un po' poco pratica di questi nuovi mondi. Questi nuovi... Come mi cammina Ercula? È un po' strano come... Perché i dinosauri non mi scompaiono? Io pensavo che era un problema che non avevo messo la mod, ma no, i miei dinosauri sono ricomparsi. Perché? Io voglio i Pokémon pucciosi, ma soprattutto voglio il mio dannato Eevee, che ora penso che, cioè, sarà morto, perché se Eevee si è trasformato in un triceratopo, è normale che mi è morto. Ma voi mi farete ingrippare in una maniera incredibile. Mo come cazzo li riattivo i Pokémon? Dannazione. No, non voglio rifare tutto. Ok ragazzi, allora, la soluzione, sono andato a cercarla sul gruppo di Discord della mod, è quella di far venire un meteorite gigantesco che distruggerà ogni tipo di dinosauro e dalla loro polvere, dalla loro cenere nasceranno di nuovi Pokémon. Io per il momento non ho visto né il meteorite né dinosauri schiattare morti. Quindi ho visto solo un parasauro scomparire, non sto vedendo manco Pokémon comparire e la cosa mi puzza tanto, ragazzi, no, non voglio iniziare. Oh, zit, vedo una fiamma, è un Charmander! Oh sì, ho visto il Charmander della vita! Ok, oh sì, gli hanno inserito la vita sulla testa, ragazzi, hanno inserito anche le evoluzioni, per cui Charmander mi fa molto comodo, perché era uno di quei... Quanti Charmander ci sono, ragazzi? C'è una processione di Charmander, sembra tipo una fiaccolata, quella che fanno in alta montagna, ma va bene. E in pratica hanno inserito le evoluzioni, quindi in questo episodio volevo... Volevo catturare un Pokémon starter, tipo Charmander, guarda caso, e farlo evolvere con voi, oppure un altro Charmander, oppure... L'alternativa era quella di catturare un Pokémon volante, perché dovrei iniziare a
cercare un po' in giro. Benissimo, ora che i Pokémon sono rispawnati, che quindi sono rinati dalle ceneri dei dinosauri precedentemente distrutti da un meteorite, devo trovare il modo di morire, di suicidare. Ah, c'è un Charmander, mi vado a suicidare da un Charmander, facile, no? Charmander coccolino, c'è un accendino per te, vieni qui a mangiare il mio accendino. Te, beccati questo, dai, meni. Oh, meni, sì, ma quanto meni, ma non mi prendi. Ma sì, proprio, ma vabbè, dai, te, beccati questo. Speriamo che non mi sviene, perché sarebbe veramente da deficienti. Dai, uccidimi. Oh, e mi è morta la Ercula, maledetta Ercula che nasce senza gli oggetti che servono. Respawned bed, ora dovrei avere tutti gli oggetti necessari. Manco per il cazzo. Ma questa cosa è davvero utile, ma grazie mille. Ma porca di quella zozza. Che gli è successo a questo qua? Gli hanno forato il corpo come se fossero dei boxer? C'ha i boxer forati? Ah no, ragazzi, ha fatto il nuovo bucato. In effetti, bello. Complimenti, io le posso vedere anche i reni, signore. Va bene ragazzi, insomma, l'avrete capito, sto rifacendo il personaggio perché quel personaggio lì non so perché non mi... Non, cioè, devo rifarlo, piuttosto che perdere il mondo, l'alternativa è perdere il mondo e rifare il mondo per recuperare le funzionalità della mod. Ragazzi, ho fatto tutte le prove del caso, è impossibile recuperare l'inventario perché in pratica la nuova mod, la nuova versione della mod per evitare lo sfruttamento di alcuni bug non ti dà niente praticamente, e quindi ora ci troviamo. Perché mi trovo con 800.000 Ercula qui nel gioco? Dannazione. Ah, questo è il... Eh sì, perché avevo creato l'altro personaggio, mi ero dato l'esperienza. Nascondiamo i cadaveri. Venga come signora, finisca nell'acqua. Oh, mi sono sbarazzato del cadavere della vecchia Ercula, quella che era... Ma come fa ad essere di nuovo qui? Madonnazione! Ma porca miseria, maledetti bug! Dove stai? Allora, mi faccia il piacere, mi voli nell'acqua? No. Ehi, oh, alla Brain Watch stava facendo. Vabbè, comunque, ragazzi, non mi dire che... Ma porca di quella zozza luridissima, maledetta, schifo! Ah! Dannazione, merdaccia schifosa, ma che cazzo vuole questo da me? Ma perché i Nidoking mo mi attaccano, ma porca di quella zia? Ehi, vada via, mi mangi, no, non mi distruggere la casa, brutto deficiente. Ah, dannazione, porca maledetta, venga qua, no, non mi distruggere casa che c'ho l'armadio pieno di carne, vaffanculo, stronzo, di che livello sei? Sì, livello 5, questo mi fa malissimo. Allora faccio andare a litigare con un Ninetales, perlomeno lo allontano da casa, anzi, vediamo se lei mi segue nell'acqua, brutto, deficiente e schifoso. Questo sarà tipo un T-Rex nella... No, non mi attacchi casa, maledetto. Oh, maledetto, ma porca, guardate come devo cominciare gli episodi di Archi. Io che ero contento che c'avevo tutti e due giorni liberi, belli tranquilli. No, non lo so se mi sviene subito. Ma sei rincoglionito! Sei rincoglionito! Ma sì, ma come ci... Guardate che si ammacca! E che cazzo sono i Pokémon di plastilina? Vabbè che sei fucsia, però porca di quella zozza. No! Vaffanculo. No ragazzi, guardatelo lì in fondo, sta tornando da me. Allora, secondo me è questo cadavere che l'ha insospettito. Noi lo dobbiamo portare via il più possibile prima che mi torni il Nidoking. Porca di quella miseria. No, lui non ha visto niente, allora io lo porto qui. Guardi signor Nidoking, le sto mettendo l'esca qui. Qui gliela sto mettendo. Guarda, mi rimanga a terra per favore. No, io avrò per sempre il cadavere. Che cazzo succede? Ah, porca di quella zozza. Oh, maledizione, perché c'ho il Nidoking? Ehi, ma lei mi ha rotto le palle. Deve andarsene a cagare. Io, a furia di prenderla a pugni, giuro che la domestico. Ha capito? Non me ne frega niente, io posso rinascere infinite volte. Non se ne scappi. Io la domestico, ha capito? Venga qui, a costo di morirci. Sì. E ormai il mio cadavere è diventato praticamente un palo della luce. Non ho capito come sia possibile i peggio bug di Ark. Venga qua, lei mi ha rotto davvero le palle. Prima o poi dormirà, porca di quella. Guardate, si è buggato. Sì, ti bughi male, eh? Ma io ti addomestico perché tu non hai capito niente contro chi stai a avere a che fare. Io sono la sorella di Ercule. Oh, l'ho ucciso? Ma veramente fate? Io pensavo... Ma l'ho ucciso veramente?
Ok ragazzi, la nostra Ercula si è armata di tutto punto e siamo pronti per andare a caccia di nuovi Pokémon. Dopo questi 5-6 minuti di completo buio, di completa disorientamento totale, ora possiamo finalmente andare a caccia e ci vediamo il bel culo di Ercula che corre così leggeramente su questa bella spiaggia di... Ercula, e basta sculettare che non te se fila nessuno. Allora, intanto che vado a cercare un Charmander, perché vorrei farvi vedere a questo punto l'evoluzione dei Pokémon, se ci riesco, vi spiego quello che dobbiamo andare a fare. In pratica, io ho bisogno di crediti, quindi ne ho 5 perché ho ucciso quel Nidoking, ne ho bisogno di altri 15 che mi devo rifare il computer, perché costa 20 crediti. E oltre a quello, mi sono craftato dei narcotici, perché con i narcotici sulle frecce dovrei riuscire ad addomesticare qualcosina. Spero di trovare qualcosa che posso uccidere con le frecce normali. Oh, guardate, c'è una festa di Charmander, non uno solo. C'è Eevee, devo ricatturarlo perché devo dare... Oh, di livello 57, oh fantastico. Pietro, sei sculato, non avevo trovato un Eevee fino ad ora e ora l'ho trovato. Ora lo domestichiamo subito. Ok, speriamo che vada bene sto addomesticamento, ragazzi, perché non ne ho idea. Dai, ti prego, beccalo in testa. Oh, non mi correre. Ah, ma mi attacchi tu. Vabbè, non ti preoccupare, te ti sparo qualche freccetta, tanto siete Pokémon un po' lentini. Che carino l'Eevee con le penne sulla faccia. Però mi si addormenti gentilmente, signor Eevee, se no sarò... No, non mi scappi! No, maledetto! No, dormi, vai a dormire a casutta! Ti prego, devo dargli il nome di Pietro! Sì, sta dormendo, grandissimi ragazzi! No, ragazzi, io non ci posso credere, sto deficiente, si è riaddormentato, lo devo ricatturare, cioè, dopo che gli ho sprecato 8 di Prime Meat, 8! Raga, ma io non ci posso. Ma ora tu vieni qua e ti prendi il peggio, porchi maledetto. Tanto non è che mi fai un gran... Insomma, un pochino mi fai. Sì, sto cercando di addomesticare un triceratopo a mani, ragazzi. Porca di quella paletta, sono un po' pirla. Ma ce l'ho fatta! GG! E ora, ragazzi, visto che non ho voluto, insomma, utilizzare i narcotici per sto deficiente, allora ti riempio di carne, tu vedi di addomesticarti e di non rompermi le palle. Io ho trovato un Bulbasaur molto carino in queste zone che, se ben che vada, lo addomestico. Mal che vada, mi faccio della Primate. Quindi andiamo a cercare sto Bulbasaur. Bulbi! Perché prendersi un Bulbasaur se un Charmander lo faccio evolvere e mi vola? Anzi, e non mi devo catturare il PG8 in questo modo. È molto me... Perché vi guardate male? State calmi, dai. Uno dei due ero lo faccio fuori. Giuro, uno dei due ero me lo ammazzo. State calmi, però. Non litigate. Ok, ho trovato il Charmander che mi catturerò. Prima lo liberiamo da queste belle piantine, dopodiché gli spariamo un bel po' di frecce in faccia, sperando che non si rompa l'arco, ragazzi, perché se si rompe l'arco mentre sto catturando il Charmander... Ah, ma tu sei bloccato dall'albero. Ah, ma quindi io ti posso sparare in faccia come cazzo voglio e tu non ti muovi? Oh sì, non si muove! E allora ce l'ho catturato. Stai già dormendo? Madonna mia, ma quanto dormi easy tu! Come potete notare, ragazzi, Charmander è uno di quei dinosauri rompicoglionissimi, perché c'hanno il torpore molto molto basso. Non ho ancora capito quale dinosauro è, però vi assicuro che è uno di quelli rompicoglioni. Infatti lo devo babysittare di brutto. Per fortuna sto cercando della Primate e la sto trovando, ma devo stare pure attento a quel maledetto Eevee, che se mi scappa di nuovo, cioè mi incazzo, i peggio porchi tiro. Comunque potete anche notare che mentre per Eevee ho avuto bisogno di mettere una standing torch, per Charmander no, cioè la standing torch ce l'ha tipo incorporata. E madonna Eevee, però quanto sei lento pure tu, porca di quella pale. Toh, mangiati ste narcoberry e non mi scassare la minchia, va. E voilà, l'abbiamo catturato, abbiamo il nostro Charmander! Fantastico, non gli do il nome perché, come vi ho promesso, me lo direte voi, o meglio, prenderà il nome di uno di voi. Intanto Charmander, seguimi alla velocità della luce che dobbiamo andare da lì, va? Vi dico qual è l'hashtag che dovete scrivere nei commenti. Dai, Charmander è bloccato lì, vabbè, dopo ci vado. L'hashtag che dovete scrivere nei commenti è hashtag Charmander coccoloso. Comunque, benvenuto Charmander tra noi di livello 32, ma che GG,
ma vieni con me che ti provo subito, vieni. Se ricordo bene, Charmander dovrebbe sparare roba di fuoco quando attacca, se ricordo bene. E c'è un Eevee qui davanti a me, ragazzi, lo stermino perché questo Eevee mi sta facendo rompere veramente tanto i coglioni perché non si addomestica. Allora, Charmander, venga qui con me. Venga, 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 signor Charmender. Vediamo un po' oh, cazzato, dai, dai, Charmander, dai, vai. Massacralo, distruggi, spaccali il culo. Charmander, non mi... Charmander, mi stai morendo male. Charmander, no, non vorrei mica morirmi, Charmander. Dannazione. Come cazzo? Ma come? Ma come ha fatto ad uccidere me? Ma porca di quella zozza lurida, non mi morire, Charmander, arrivo. Io vedo ancora la vita di Charmander, quindi... Sì, sì, ma io ti amo, ma io ti amo, quanto sei bellino. Mi hai massacrato l'Ivi maledetto. Ma guardalo qua, quanto è brutto. Oh, salve, Ercula. Lei mi è morta veramente male. Vieni qua, Charmander. Però lei mi è morta in una posizione molto fashion. Quindi, bene. Bene, bene così. Però nel frattempo mi dia tutto quello che c'ha addosso. Grazie, che mi potrebbe essere utile. Molto gentile. E spacchiamo il culo a questo maledetto Eevee. Prendiamoci tutta la Primate che potrà darci. O uno di Primate buono. Dai, daccene un altro. O due di Primate buono. Dacci un terzo di Primate. Ma quanto si... E l'Eevee impossessato non manca mai. No ragazzi, non è cosa, cioè l'Eevee selvatico non riesco ad addomesticarlo, non è possibile, non ci posso credere, è ancora qui. Ma come cazzo fai ad essere ancora sveglio? Ma sei un maledetto. Affanculo, è morto pure, ma va a cagare, ma sei un Charmander di merda. Ho sprecato narcotici, ho sprecato frecce, ho sprecato tempo. Oh, dannazione, mi è morto l'Eevee. Ma perché queste cose a me? E te stai pure addormentando, ma sei un deficiente di un Charmander, è veramente inutile, cioè ci ha messo un anno e mezzo per uccidere un cazzo di Bellsprout. Oh mio Dio, che cosa ho scoperto? Oh, oh. Dove sono finito? Cioè, dove sono finita? Che cazzo succede? Io posso cavalcare il Charmander ma sparisco. Forse il Charmander, cioè, sono troppo pesante. Oh, che figata sta cosa. Vieni con me, Charmander, vieni che dobbiamo fare un bel gioco. Vieni, 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 vieni con papaverino. E poi ci sono quei giorni in cui ti ricordi che il tuo cazzo di amico puccioso che hai catturato 10 minuti fa ti sta ostruendo la porta e non ti fa uscire. Ma maledetto, ma ti vuoi togliere davanti ai coglioni? Ma li mortacci tua magua. Ma guarda, mi sono bloccato. Ma perché? Perché, Ark? Perché? Oh, mi è entrato dentro. Ma vada via dal culo un attimino. Oh, sì, ci rimanga in casa che mi ha rotto. Charmander. Dai, Charmander, non mi rompere i coglioni. Ragazzi, il più monello di voi mi deve scrivere, perché questo Charmander è veramente incazzoso. Cioè, non incazzoso in senso buono che mi uccide la gente, magari. No, è proprio stupido ed è monello, perché mi fa i dispetti. Quindi, il più monello tra voi mi scriva nei commenti che gli do sicuramente. Charmander, porca di quella zozza, devi venire fuori! E poi ci sono altri giorni invece in cui esci di casa e ti trovi il signore qui che ti osserva. Lì di che livello è, signore? Signore, si faccia vedere di che livello è. Livello 13. Interessante, potrebbe essere utile prenderlo, anche perché in questo modo, cioè far salire di 40 livelli Charmander sarà un po' difficilino, perché di livello 30 era di livello 32. Magari il signore, che è di livello un attimino più basso, è un pochino più facile farlo salire di 40 livelli. Comunque sono 40 livelli, cioè ragazzi, non è proprio semplicissimo. E comunque vorrei farmi tutti gli starter. Venga qui, signore, sia calmo, sia buono. No, 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 non se la prenda con me. Io sono solo un inviato speciale. Ma vada via, tranquillo. Oh, porca di quella zozzetta. Però per fortuna anche i Pokémon sono un attimino più scemi dei dinosauri. Perché, cioè, i dinosauri... Oh, no! L'avevo appena finito di dire. Non sono scemi. Porca miseria, mi ha fatto sprecare l'ultima freccia. No, non ti addormentare nell'acqua. Per favore, per favore, per favore. Oh, si è addormentato nell'acqua. Ma porca di quella zozza schifosa. Fortuna il signore non mi fa sclerare quanto Eevee, dannazione, perché si sta addomesticando alla velocità. Oh, guardatelo. No, ma come mi sei morto? Ma come? Mi è morto affogato. Ma va a cagare, va. Ok ragazzi, dovrei essere un attimo più leggero, ho lasciato un po' di roba. Proviamo la funzionalità del Charmander. Perché me lo fa? Dove sto? Oh sì, non mi piace questa posizione. No, non me lo fa cavalcare. Cioè,
Ci sono potuto salire, però no, non me lo fa cavalcare. Però è figo da fare così, tipo una bella screenshot, eh? Molto figo. Oh sì, ora è davvero interessante. Improvvisamente il terreno è diventato una sabbia mobile e il mio personaggio sta sprofondando nel nulla. Ercula? Ok che lei voglia farsi i fanghi per mantenersi bella, ma non mi sembra questo il momento. Su, appena sceso dal Charmander selvatico, Ercula, per piacere, si riprenda. Per piacere, Ercula? Oi, avevo appena finito di dire che trovo io tutti i bug, ma dannazione. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questo episodio. A grande malincuore vi devo salutare. Vi dispiace che non siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo e tutto quello che mi ero prefisso, che mi ero fissato come obiettivo. E comunque è venuto un episodio divertente, dai, abbiamo conquistato un nuovo amichetto che è andato a sostituire il vecchio. Ok, ma va bene, e io anzi lo devo chiamare, cioè in onore del vincitore, devo chiamarlo come lui. Ok, quindi il nostro Charmander diventerà, change name, Pietro Recalcati. Quindi benvenuto in squadra, Pietro. E ragazzi, io off camera catturerò un altro Pokémon sicuramente, perché comunque vi ho dato un hashtag da utilizzare nel video, quindi chi utilizza l'hashtag comunque prenderà il nome, insomma, del nuovo Pokémon. Lo catturo, o un Eevee, o un Bulbasaur, o un qualcosa, lo catturo così nel prossimo episodio lo vedete e prenderà il nome che, insomma, vincerà questo mini contest. Vi ringrazio per la visione, grazie per essere arrivati fin qui, fatemi sapere se la nuova modalità di video con questo nuovo programma che mi permette di fare cose un pochino meglio vi piace, scrivetemi nei commenti, lasciate un like per sostenere la serie e condividete il video, ma soprattutto se siete arrivati fin qui scrivete hashtag i peggio bug, hashtag i peggio bug, perché Ark è veramente crudele.